solo per bla bla bla. C'è sta Sgas, Plenka e G-Max. Senti come si fa facile a fare il rap qui a Girda, bella fra. Yeah yeah, Flaminio Mafia col PH, roba che spacca, bella frate. Yeah. Tutto bene, grazie, grazie mille di invito a Giancarlo. Senti, secondo te perché il Gilda poi alla fine ci accomuna tutti e riesce sempre a farci venire tutti quanti? Mi sa che tu non lo sai, ma Gilda era mio primo lavoro in Italia. Io ero più giovane Pier di Gilda circa 15 anni fa, quindi praticamente Giancarlo con la sua moglie Lucia mi hanno praticamente quasi cresciuto. Hai capito? Qui gli anni vanno avanti ma noi rimaniamo sempre, vero? Le belle, dai. Grazie, ciao. Ciao. La grande, devo dire, Giancarlo, sempre più fresco, sempre più giovane. Arriveremo a 100 anni come minimo, 120. Dice che praticamente non mettiamo limiti alla provvidenza. E ringraziamo tutto il pubblico di bla bla bla, seguiteci sempre. Un saluto a Gianni Testa e a tutti Gianni Testa, grazie. Teleaspettatori, teleascoltatori, vi aspettiamo, ciao. 5 milioni, dovete diventare 6, 7, ciao. Il vostro Ciccio Angelo Nitto e da Maria Tana, grazie.
2007, ebbene ne vedremo delle belle, perché anche quest'anno la festa sarà bella, piena di personaggi e piena di tante situazioni. Grazie! Allora mi trovo in mezzo ad una principessa e ad un attore beniamino di tutto il pubblico. Alessandra, Francesco, siamo tutti qua per l'inaugurazione del Gilda. Parlo vicino al microfono, l'inaugurazione del Gilda. Francesco, il successo di Bornigia, di questo locale che nel tempo poi rimane, perché secondo te? Io non riesco, ho una buonissima amicizia anche con la signora Bornigia, anche con mia moglie. Io mi trovo benissimo, specialmente quando vado al mare, sono di una gentilezza unica, mi trovo benissimo perché tutto l'entourage della situazione sono veramente molto cortesi e accoglienti, perciò io vado sempre là. E tu che sei uno che coglie le cose belle della vita, non puoi cogliere la gentilezza di questi padroni di casa? Assolutamente no, anche perché abbiamo avuto anche un paio di occasioni dove abbiamo scambiato delle opinioni sia con la signora che con il signor Bornigia, trovandoci spesso d'accordo, perciò quando c'è sintonia anche di pensiero tutto va bene, insomma. Ma che faccia ha Francesco? È pazzesco, cioè uno degli attori italiani che veramente ci rappresenta. Ah, grazie, vi ringrazio. Sicuramente mi vuoi chiedere cosa ho fatto ultimamente. Bravo, quelle domande così spontanee, capito, naturali. Beh, intanto tra pochi giorni compirò i miei primi 40 anni, che insomma non è poco. Beato lui. Insomma, ti ho debuttato da pochissimo alla regia con una storia scritta, diretta, interpretata anche a piccole dosi dal sottoscritto. Parliamo di un lungometraggio? Di un mediometraggio, racconta due anni di fatti accaduti al sottoscritto tra i 9 e gli 11 anni, dove ho avuto praticamente il supporto di tutti, cominciare dall'IMAIE, Istituto per la Tutela degli Artisti, Interpreti e Esecutori, tutta la presidenza, Otello Angeli, Domenico Del Prete, Maela Sansaini, che hanno sposato il progetto e mi hanno dato dei soldini, che insieme a molti artigiani di Palermo che hanno sposato la causa, sono riuscito a fare miracoli e ho ad avere personaggi di un certo calibro come Blasco Giurato alla fotografia, Fabio Lanciotti l'operatore della macchina, sarà montato da Ugo De Rossi, wow, famoso montatore anche di Palermo, Milano, andate e ritorno, e le musiche saranno del mitico Marco Falagiani, maestro d'orchestra di Fabrizio Moro, Madonna, a Sanremo, che io già avevo conosciuto tanti anni fa perché aveva partecipato alla colonna sonora di Meri per sempre ragazzi fuori. Insomma, poi c'è un film con Marco Risi, dopo 18 anni sono tornato a lavorare con lui e Michele Placido in una serie televisiva di due puntate che è L'Ultimo Padrino, è stato emozionante, lo vedremo a gennaio, febbraio su Canale 5, vediamo cosa succede, attraverso questo corto mi aspetto delle buone novità, bla bla bla, ma queste non sono chiacchiere, sono fatti. 2000 di questi anni è al boss e a tutta il Gilda. Sintetica, sintetica. E allora ci seguiamo, ciao ciao. Com'era la cucina in questa inaugurazione? Ottima, devo dire, di solito in questi posti c'è un piatto e via, invece c'è una libera scelta proprio. Tu poi che sei un buon gustaio. Un gustaio, per cui pasta e fagioli, couscous, risotto, paccheri col sugo, insomma una magnata pazzesca. Senti, ma tu cucini, Leopoldo? Io ho sempre cucinato pure quasi ogni sera per 20-30 persone, perché mi piace ricevere a casa e quindi poi oggi come oggi chi ha la dieta bianca, chi verde, chi rossa, chi gialla, quindi mi sono adeguato e in cucina con molta rapidità risolvo molte scene. A seconda degli ospiti. Sì, perché mi piace avere chiunque a casa, quindi poi ci sono i turni di mangiare, i più grandi verso le 8:30, 9. Poi ci sono i televisivi verso le 11, giornalisti, cose che finiscono con i telegiornali. Poi il teatrante all'1:30, i pazzi alle 3, pensa un po'. Quindi questo è un invito a tutti coloro che non hanno programmi. A casa Mastelloni c'è sempre una porta aperta ed un piatto pronto. Si vede la TV, cioè, si critica, si, insomma, si sta bene. Cioè, ma ci rendiamo conto di chi è Leopoldo Mastelloni? Una persona ospitale a cui piace vivere moltissimo fra la gente. E tu che sei ospitale, che augurio fai a questo Gilda che comunque rimane sempre nella storia, anche nel 2007, presenti tutti noi? Auguro
tanti anni di bella vita e soprattutto che resti sempre un rifugio per noi persone che lavoriamo tanto durante il giorno e 2 ore la notte abbiamo bisogno di incontrarci, di giocare, di scherzare e pure di stare a sentire soltanto la musica. È un grande sfogo dopo tante ore di lavoro, sì. E poi c'è sempre bella gente, devo dire. Non rischi di fare brutti incontri al Gilda. Bello, evviva il Gilda, evviva Leopoldo Mastelloni. Evviva Cornigia e tanti auguri. Qui siamo a bla 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 e allora quelle che facciamo bla 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 bla, capito? Dovevo iniziare io, invece lei mi ha è diventata così brava dopo il programma che ha fatto sulla Rai, Capitano in mezzo al mare? Capitano in mezzo al mare, che sta ancora in onda di Rai 2 di venerdì sera, io, Stefano Cottaconi e Nadia Bengale. E facciamo anche bla 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 tutto il giorno, dalla mattina alla sera, bla bla bla. Senti Demetra, bella come sempre, pazzesca, voglio sapere un augurio che fai a questo locale, che comunque un pochino nei nostri cuori, anche se poi non ci veniamo sempre, però ogni tanto poi ricapitiamo qua. Un augurio a Giancarlo Bennice, perché comunque quando sono appena arrivata in Italia, questo era uno dei primi in assoluto di locale che sono venuto e rimani sempre in cuore, anche se non vengo più tante volte, se non è una festa speciale, non è perché non voglio venire, è perché non sono una persona che gira il locale, però in occasione del compleanno di Giancarlo Bennice, per farsi auguri di presenza, mi fa molto piacere e allora per cui mi ritrovo qua. Wow, gli auguri di Demetra e degli occhi più belli che ci sono questa sera in questo locale. Ma grazie, l'ho comprato in saldo. Marino Collacciani, la sua dolce metà, io sono onorata di intervistare una delle penne che amo di più, posso dirlo, tu lo sai. Questo, ecco, mi fa piacere, onorato e ti ringrazio, mi sembra troppo. No, te lo meriti perché sei una persona carina, sempre gentile, presente in ogni occasione, come in questa, per nel 2007 di nuovo tutti qui al Gilda. Sì, tutti al Gilda e per un compleanno, ci tengo a sottolinearlo, di un amico, di una persona che stimo molto, Giancarlo Bornigia ovviamente, che ne parlavamo ancora un attimo fa al tavolo, è una persona che ha fatto parlare di sé il mondo, adesso anche questa notizia del Piper, secondo me non è vero, però è un'operazione mediatica bellissima di vendere il Piper, cioè tutto il mondo ne ha parlato, ma veramente tutto è vero. Il mondo. Lui ha locali conosciuti in tutto il mondo, è uno dei pochi italiani. È vero, devo dire che Giancarlo gode comunque con questo nome e con quello che ha creato negli anni, è stato veramente sempre moderno, perché poi avere un locale aperto per anni e anni e anni non è facile, è questo che lui dice sempre. No, assolutamente, io ti dico anche da giornalista, lui ha avuto tra le molte intuizioni che ha avuto anche quella di dotarsi di uno staff che dedicasse uno spazio adeguato, se non importantissimo, alla stampa, alla comunicazione, per cui i suoi locali hanno goduto anche di ottima stampa, anche perché hanno fatto sì che la stampa non si occupasse in maniera negativa di loro, e anche questo è un grosso merito per chi vive la notte, si sa che la notte è pericolosa anche per chi gestisce un locale. È vero, quindi l'augurio che fai a Giancarlo e a questo suo locale? Beh, e di fare altri 20 anni, perché il Gilda, se non ricordo male, sta per compiere 20 anni, esatto. E quindi di farne altri 100 almeno, e che per proseguire una tradizione splendida, anche per questa, io ero ragazzo, venivo qui, si chiamava Gatto Pardo ed era un locale ambitissimo al pomeriggio e il bar era esattamente lì alla destra del locale come è tornato da questa edizione 2007-2008. Grazie Marino, una domanda velocissima alla moglie, cosa vuol dire stare accanto ad un uomo così ogni giorno, una persona comunque così eclettica? Beh, è un grandissimo onore e un piacere, perché è una persona meravigliosa. Beh, che moglie meravigliosa, proseguiamo con i nostri ospiti. Ragazzi,
Sì, Patrizia De Blanc, una delle donne che io amo in assoluto, simpatica, intelligente, sempre moderna. Io l'adoro, Patrizia, che bello intervistare. Sono contenta, beh, che meraviglia. Poi i complimenti di una donna valgono molto, e poi ti voglio dire, mi fa molto piacere quando mi dicono queste cose, perché a me piace molto essere amata. Tu che sei difficile. E tu sei molto amata qui, sei molto amata nella campagna, ti seguono tantissimo, io lo so, no, queste io cose. Sono molto amata dalla gente comune, dalle persone vere, da questi, e sono molto odiata da tutti i rosiconi, tutti questi qua, che perciò per me è un piacere, perché io ho le persone vere, sono quelle che poi... 2007 Gilda, l'augurio che fai a Giancarlo, a questo locale che comunque un pochino ci appartiene a tutti noi, vero? L'augurio che gli faccio è di continuare così, anzi sempre meglio, ed avere mille di questi giorni circondato dalle persone che gli vogliono bene, perché lui è un gran signore, è una persona per bene, che ce ne sono sempre di meno, e perciò fa sempre piacere venire nei suoi locali, perché ti trovi, diciamo, praticamente in famiglia, con persone che da anni lo seguono e gli vogliono bene. Gli vogliono bene, che siamo tutti, e perciò continua così. Continua così Gilda, continua così Patrizia, perché sei meravigliosa. Io mi metto ai piedi di Ciccio, perché lo intervisto io, che sono anni che lui intervista me, io intervisto lui, facciamo tutto in casa. Bla bla bla, mi raccomando, bla bla bla, non sono solo chiacchiere, ma sono fatti. Devo dire che questo regista sembra che fa le chiacchiere, però regista praticamente quasi tutti gli eventi più importanti di Roma. Quindi io faccio i complimenti a Maria Tona, bravissima. Io Ciccio Nizza, però tu intervisterai la persona che ti è più accanto e io intervisterò Tiziana. Allora, io devo dire che vicino a me c'è l'architetto più bravo del mondo, tra l'altro ha rappresentato l'Italia in Spagna, so che ha creato il padiglione più bello del mondo in Spagna, no? L'Italia. Beh sì, ho rappresentato l'Italia in degli Expo, ecco. Adesso sono, diciamo, già passati anche degli anni, ma è una delle cose che mi piace fare di più, portare l'immagine di questo paese in giro nel mondo, farla apprezzare, risollevare qualcosa anche di nascosto come la cultura, che sembra diventata una parolaccia, ma che invece è l'asse portante del nostro paese, molto importante. Poi però io devo ricordare una cosa, che Giusto Puripurini è famoso perché ha fatto i più bei locali di Roma e non solo, cioè ha creato l'Aliere, che è stato uno dei locali mitici degli anni 90 praticamente, con la gabbia, dove io praticamente l'ho fatta vivere il e ho tenuto su questo famoso vippaio. I graffiti italiani, erano finalmente i graffiti italiani. Devo dire che ha creato dei posti cult che non ci sono più. Quindi io passo la parola, grazie Giusto, grazie per essere qua. Grazie a te Ciccio, sei un grande. Passo la parola a Maria Tona. Che... Allora Ciccio, tanti anni fa io mi trovavo in uno studio di registrazione di Angelo Talocci e ascoltai una voce, gli disse: Angelo, chi è questa voce? Lui mi disse: guarda, è una cantante che si chiama Tiziana Rivale. Angelo Talocci è il più bravo musicista che io ho incontrato finora e ha scritto per me l'LP più bello che io ora metto su internet a disposizione di tutti. Ecco perché ci tenevo, perché io ero lì quel giorno quando sentì la tua voce. Grazie, questo per me è un bel complimento. Perché ti ho adorato già lei. Grazie, troppo buona. Sono orgogliosa di questo disco, di aver conosciuto Angelo, di aver rivisto te stasera. Grazie a tutti. Un augurio al Gilda devi fare a Bornigia. Auguri di tanta salute e di cose belle a venire, sempre di più. Grazie, era Tiziana Rivale. Bla bla bla, sono qua, non mi riprendi più. Da un'inviata ad un'inviata un po' più nota, Giada. Ciao Giada, come stai? Ciao, bene, poi insomma in questo posto si sta sempre bene, è così bello, a me piace tantissimo, quindi come si può star male qui? Anche tu questa sera qui al Gilda per festeggiare il 2007, per festeggiare il compleanno di Giancarlo, questo è un locale che
e da tanti anni sempre comunque riesce a prendere tutte le persone, a riportarle qui in questo spazio. Perché secondo te che sei un'inviata, il segreto, che cosa c'è nel Gilda, che segreto nasconde? È un po' un'atmosfera magica particolare dagli anni più in là, dagli tanti, anni indietro, tanti anni ci vediamo le nostre mamme, oggi ci troviamo noi, magari poi le nostre figlie. C'è un'atmosfera particolare, bella, magica. Io adoro questo posto, prima ci venivo come tante ragazze, insomma mie coetanee, ora ci vengo magari, ecco, queste feste un po' più particolari perché sto facendo un lavoro un po' diverso e quindi ecco sono felice di essere presente. Volevamo fare gli auguri a Giancarlo Bornigia, tanti auguri. Auguroni Giancarlo, mi raccomando, il 100 di questi giorni è sempre.